Innanzitutto buongiorno, volevo fare un caloroso saluto a tutti i tifosi rossoblù e sì, quest'anno ho avuto l'opportunità di giocare più partite rispetto all'anno scorso, magari l'anno scorso anche per meno esperienza rispetto a quest'anno. Poi anche la gioia del primo gol in Serie B che poi segnarlo in casa con la tua gente è totalmente differente, quindi è una cosa ancora in più e sono contentissimo per la stagione finora fatta. Sì, sono arrivato qui che ero un bambino, avevo 15 anni e man mano sono salito agli allievi primavera fino ad arrivare alla prima squadra e a giocarmi le mie partite in Serie B e credo che questa sia una cosa bellissima perché poi, quando vieni da piccolo e ritrovarti in una città che non è tua e man mano andando avanti sentire quella città sempre come casa, penso che sia una cosa fantastica. Sì, sono cresciuto tanto dall'anno scorso, sicuramente merito dello staff, del mister che hanno creduto in me. Come ho già detto prima, magari l'anno scorso ero meno esperto. E credo che quest'anno si sia notata la differenza tra l'anno scorso e quest'anno. Sì, da qualche giorno ci stiamo allenando individualmente all'Antico Borgo e finalmente, più che altro, sicuramente a qualsiasi giocatore mancava il campo, mancava calpestare quell'erba, sentire l'odore dell'erba. Il calcio ci mancava tanto e fortunatamente sperando che man mano che andiamo avanti possiamo tornare come eravamo prima. Sì, la quarantena io l'ho fatta qui a Crotone, sì, da solo e sono stati 2 mesi non facilissimi, ma sempre per il pensiero di chissà quando comincia il calcio, quando possiamo riprendere e queste cose qui. Però alla fine ho lavorato anche da casa. Con delle schede che mandava il prof e ho cercato di mantenermi sempre in attività fisica e niente, poi la mia giornata tipo era magari colazione, poi facevo sicuramente allenamento, pranzo e niente, facevo chiamate con la mia famiglia, giocavo un po' alla play e è stato questo qui per 1 mese e mezzo, 2 mesi, quanto è durata la quarantena. Il mio pensiero sulla pandemia è che è stato un periodo difficile in cui penso che tutti gli italiani si sono comportati come si deve, rispettando le regole e le norme che ci venivano imposte. I miei familiari sono a Castellammare di Stabia, sicuramente io ero un po' preoccupato anche per loro perché sai la distanza, non puoi mai sapere che cosa succede. E anche se ci troviamo in stretto contatto tutti i giorni, lì diciamo, è stato come qui con pochi contagi, fortunatamente, e spero che finisca tutto al più presto. Sì, 3 anni fa è stato il mio esordio in Serie A, è stata la domenica incredibile, inaspettato sotto certi versi. E cioè, ho avuto anche la gioia, la gioia di esordire in casa, perché alla fine io sono di Napoli, di Castellammare di Stabia, quindi una doppia gioia. Poi giocare contro certi campioni è sempre bello, quindi ancora ricordarla adesso è qualcosa di magnifico. Caratteristiche da giocatore, penso sia un difensore moderno, piace giocare palla a terra, essere cattivo quando è possibile, senza far troppi falli. Come carattere, invece, dalla vita, diciamo, normale a quella in campo cambia tanto. Sono un ragazzo tranquillo, per cui piace giocare tanto. E buono, più che molto buono, e mentre in campo fortunatamente mi trasformo, anche se no sarebbe stato un problema. Poi come hobby mi piace stare con gli amici, mi piace giocare alla play, questo bene o male. Durante la quarantena abbiamo fatto molte partite alla play con gli amici di squadra. L'attaccante che ho trovato più difficoltà a marcare credo sia stato Galano, ma più che altro per le sue caratteristiche che difensori alti, magari come me, come altri difensori, possono mettere in difficoltà.
e credo che sia stato lui quello che ho trovato più difficoltà in tutto il campionato.